Prima di avviare il fuoribordo, per prima cosa andiamo ad aprire qui sul lato destro la benzina. Spostando questa leva verso sinistra, come fa vedere il disegno, andremo a utilizzare il serbatoio interno. Spostandolo verso destra, invece, come in questo caso, andremo a chiudere la benzina, oppure si utilizzerà il secondo serbatoio, quello esterno. Una volta fatta questa operazione, apriamo la benzina, si dovrà controllare che la marcia sia correttamente messa in folle. Dopodiché si apre qui sopra la valvolina della benzina, controllare che sia inserita correttamente la chiavetta, dopodiché si accelera leggermente e si apre leggermente l'aria. Una volta fatte tutte queste operazioni, si potrà procedere ad avviare il fuoribordo. Una volta acceso, togliere i giri e togliere l'aria, mentre per spegnere si tiene schiacciato il tasto stop. Se non si dovesse utilizzare per qualche ora il tender, ricordiamoci di chiudere qui sopra la valvolina della benzina e chiudere la benzina verso destra. Cosa molto importante, questa tipologia di fuoribordo si raffredda ad acqua, quindi non avviatelo fuori dall'acqua per evitare che si bruci la girante.